poche parole per esprimere innanzitutto gratitudine, perché comunque sono contento di partecipare, sono contento di essere qui, anche contento di conoscere e ascoltare Nicola Danti. E poi anche un po' di soddisfazione, Luca, perché ce lo siamo detti anche ieri, respiro oggi come respiravo ieri quando parlavamo di fondi europei, opportunità di lavoro per i giovani, e come respiriamo anche quando organizziamo eventi che in qualche modo vanno in questa direzione, una volontà di riportare con le energie che abbiamo, perché questo non ci vediamo alle volte con difficoltà, però con passione, di riportare un po' Perugia e l'Umbria ad essere sempre più centro d'Europa. Magari allo stesso tempo, un po' idealisticamente, ma anche concretamente, spingere affinché l'Europa faccia questo sforzo di sentirsi maggiormente periferica. E non è solo un gioco di parole, credo che ci siano dei concetti dietro, perché l'urgenza qual è? Lo diceva anche Alessio poco fa. Ci troviamo di fronte inevitabilmente, a fare i conti con persone che in Europa stanno portando avanti un altro concetto, un'altra idea diversa dalla nostra. Spesso si stanno facendo avanti e hanno anche la meglio. Coloro i quali non credono a quell'Europa dell'euro, all'Europa dell'integrazione, all'Europa della multiculturalità, dell'accoglienza, della libera circolazione, del libero scambio. Non mi riferisco solo alle merci, mi riferisco anche a una sorta di contaminazione a livello sociale, a livello culturale. L'ho detto qualche giorno fa, ci troviamo proprio in questa settimana dove ci sono dati importanti, no? Perché l'8 maggio abbiamo ricordato il 71° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, il 9 maggio il giorno dell'Europa, la festa d'Europa. E forse oggi il futuro che quella generazione aveva cominciato a costruire, aveva dato il là per far sì che diventasse realtà, forse oggi ci troviamo di fronte a generazioni che non sentono più quell'esigenza, non sentono più quei bisogni che sentivano un tempo. E credo si smetta forse spesso in determinati ambienti di ragionare come Europa, è come se ci fosse una sorta di nuova analfabetizzazione in questi termini, su questi campi, su questi temi. Danti, non credo di dire una cosa campata in aria se affermo che, come è vero che esistono persone come lei che in Europa lavorano per un certo tipo, come te, che in Europa lavorano per un certo tipo di comunità, allo stesso tempo esistono dei colleghi che pur legittimamente hanno tutta un'altra idea di quello che è il sistema Europa, di quello che è la comunità europea. Perciò io mi dico, come potremmo uscire da questa sorta di schizofrenia, no? Che ci rendiamo conto che non solo coinvolge la classe politica, ma poi si rialza anche in noi europei, quelli che vivono quotidianamente, che hanno a che fare con l'Europa. Forse, e qua non è che sto facendo nulla se non scoprire l'acqua calda, sarebbe opportuno continuare a fare quello che già stiamo facendo, e quello che mi auguro potremmo fare con più forza, cioè informare e formare le persone a cosa sia effettivamente Europa. Far arrivare il messaggio che in fondo questo grande condominio, come mi diverto a chiamarlo io, no? Non è il rifugio di una politica che basta a se stessa, no? Di una politica che è distaccata dalla gente, che è spesso percepita come passiva, ingrassata, burocratizzata, no? Ma in fondo è la casa di tutti noi. Non è retorica, ma oltre ad essere la casa di tutti noi è anche espressione di un patto che noi abbiamo fatto nel corso degli anni, un patto tra persone che non deve essere rotto. Sappiamo bene che il rischio c'è, sappiamo bene che questa rottura potrebbe voler dire anche divisione, e la storia dei continenti ci insegna che divisione spesso porta a guerra, sono scenari che non vogliamo più rivivere perché noi non li abbiamo vissuti, ma la storia è fresca, il ricordo è fresco. Ecco perché dicevo sono soddisfatto, perché oggi credo che noi qui stiamo facendo un po' di profilassi da quel punto di vista, no? Ci stiamo un po' schermando da quelle che sono invece le spinte che puntano più a disunire, che puntano più a dividerci. Ecco, e magari riuscire ad avere persone come te qui sul territorio, persone che ogni tanto ci vengono a raccontare quello che succede a diversi chilometri di distanza,
perché magari vanno anche rappresentanti portavoce di quelle che possono essere sofferenze, dubbi, difficoltà, ma anche piccole conquiste che a livello locale si riesce ad ottenere, sarebbe opportuno per andare in quella direzione, no? Il titolo del libro è La strada da percorrere, forse quella direzione che porta a, passatemi il termine di concetto, a una nuova alfabetizzazione di cosa vuol dire Europa. E chi meglio di chi lavora e chi meglio di chi può portare in dote una testimonianza e un'esperienza concreta. Perciò ringrazio, mi fa piacere, sono attento su questo punto di vista e spero, così come ci siamo organizzati nel corso degli ultime settimane, degli ultimi mesi, ad avere anche Cera Sani, il segretario del Partito Democratico a Bruxelles, che ha fatto del lavoro sul diritto di cittadinanza, vedo Claudio Bastianelli, abbiamo lavorato sull'immigrazione, perché non puntare ancora di più con l'energia a far sì che si ricolleghi la periferia a quel centro, che non è solo un centro di potere, ma un centro fuori da dove derivano anche numerose prospettive e opportunità per tutti. Per questo ringrazio e sto molto attento.